dal sito Capizzano It. Ezio Capizzano è nato a Torano, Castello, in Calabria, provincia di Cosenza. Appartiene alla terra e alla sua terra in particolare. Cose di rilievo della sua infanzia, adolescenziale, sono, da sempre così, gli amori delle donne per lui, in parte accennati nel volume autobiografico L'ultimo dei baroni in un campus di tulipani. Nonché un volumetto di poesie dal titolo E posarla in frammenti, con dedica alla bellezza e al mare suo figlio primogenito, introvabile ma presente in Biblioteca Nazionale Firenze, attestante la sua sensibilità verso la natura, soprattutto femminile, e l'arte. Già allora, non fu infanzia ma adolescenza, quando conobbe per la prima volta la forza del corpo femminile, ne restò affascinato per sempre. Anche se le poesie alludevano a un'anima in frammenti per l'accorata perdita degli amori. Rammenti vienni, la dolce follia che ci invase, fluttuava nelle anime nostre la gioia di vivere. Ezio Capizzano, classe 1936, ex docente di diritto commerciale dell'Università di Camerino, sotto processo per concorso in concussione, corruzione, peculato e violenza sessuale, è stato condannato a versare 120.000 euro per il danno procurato all'immagine dell'Ateneo. Lo scandalo a luci rosse scoppiò nel 2001. Il professore era accusato di aver avuto rapporti sessuali con studentesse all'interno dell'università. La decisione era della Corte dei Conti delle Marche. La vicenda, denominata fin da subito del Decamerino, era finita in TV e sui giornali anche per la diffusione dei 16 video a luci rosse riproducenti alcuni degli incontri di natura sessuale registrati dallo stesso Capizzano con telecamere collocate in punti strategici. Il furto delle videocassette fu scoperto dal professore il 23 novembre 2001. Egli ha sempre sostenuto che i rapporti sessuali avuti con le studentesse non erano frutto di promesse di vantaggi per esami o altro, bensì rapporti consensuali e non riguardanti la sfera universitaria. Nel procedimento davanti alla Corte dei Conti, il PM aveva chiesto una condanna al pagamento di 226.000 euro. Il giudice ha però ritenuto responsabile l'ex docente solo per una voce di danno, accogliendo per le altre le istanze della difesa. In particolare è stata ritenuta inammissibile la richiesta dell'università di un risarcimento per gli emolumenti ridotti di natura alimentare corrisposti a Capizzano dopo la sospensione cautelare dal servizio. I giudici hanno inoltre considerato non imputabile al professore un danno disfunzionale consistente nell'alterazione della normale efficacia ed efficienza del servizio, quale conseguenza diretta del suo comportamento. Vendute a 50-100 euro le cassette col prof. Gina Gran Sedere. Sarebbe questo il titolo del filmino hard girato nello studio del professor Enzo Capizzano a Camerino, che più di tutti va a ruba in città. Per vedere le immagini del prof dell'università in atteggiamenti intimi con una sua allieva si spendono 100 euro, la metà per guardare le altre cassette. Simona, esperta. Chiara, il furore del meridione. E c'è perfino chi organizza cene con proiezioni a luci rosse. Le cassette hard sono state sequestrate dalla procura, ma in Ateneo non è difficile trovarne delle copie. I video con le prestazioni porno del docente di diritto commerciale e delle sue studentesse vanno a ruba e c'è perfino chi organizza delle serate casalinghe che culminano nella proiezione dei filmini. I titoli dei filmini sono svariati, tutti dati dal professore che gli studenti dell'Ateneo ormai chiamano il regista. In università non è difficile trovare ragazzi che hanno visto più fotogrammi, come rivelano apertamente al Corriere della Sera. Anche per questo lo scandalo che ha travolto l'Ateneo sembra inarrestabile. Il rettore è ancora sconvolto. È un momento tremendo. Siamo stati travolti da un evento tragico paragonabile solo al terremoto del 97. Intanto proseguono gli interrogatori delle studentesse. Le tre ragazze pugliesi, indagate per corruzione, sospettate di aver sedotto il docente per passare l'esame e ora laureate, hanno ribadito di aver avuto rapporti con Capizzano solo perché affascinate dal professore. Un brutto guaio per il fondatore titolare della cattedra europea Jean Monnet dell'Università di Camerino. C'erano delle studentesse che raccontavano di aver avuto rapporti sessuali all'interno del suo studio nell'Ateneo Marchigiano, incontri strettamente privati, che il docente amava riprendere, virgolette, per dimostrare che si trattava di episodi assolutamente
privi di violenza, amava però sottolineare. Ma tra le prove utilizzate contro di lui ci sarebbe stata proprio una di quelle clip che mostrava una studentessa in lacrime durante l'atto sessuale. Abusi sessuali gli contestava la procura di Macerata e così sui media cominciarono a circolare spaventose descrizioni di quei prof orco venuto dalla Calabria e delle studenti vergini immolate sull'altare dei saperi. Capizzano finì nel tritacarne mediatico prima ancora che cominciasse il processo. Nessuno ebbe più cuore per aspettare una sentenza. Verdetto che è giunto 14 anni dopo, il processo è stato chiuso il 27 marzo 2014 dalla Cassazione, che ha messo il suo sigillo su una condanna a 3 anni e 4 mesi. Capizzano è diventato irrevocabilmente colpevole dei reati che gli venivano contestati dalla pubblica accusa. Ora va detto che il professore, nell'intervista con Franca Leosini, si è difeso, in modo amabile e raffinato, come evidentemente nella sua natura, di intellettuale della Magna Grecia e indiscutibile sibarita. Leosini gli contesta che le riprese non fossero autorizzate e gli si difende dicendo che si commettono degli errori, ma che i filmini erano destinati a una visione strettamente privata e non poteva immaginare che gli sarebbero stati rubati. Quanto al fatto che questi rapporti si svolgessero nello studio del docente presso l'università, egli contesta che ne sia derivato un danno, perché in quello studio si svolgevano i colloqui con tutti gli studenti, che il tappeto era suo, il divano era stato ristrutturato da lui ed egli teneva impeccabilmente la scrivania. Questi sarebbero stati i set degli incontri erotici. Anzi, aggiunge che il tappeto era stato acquistato da un marocchino. E anche la carta era di uso comune, se poi le studentesse ne fruivano post coitum, vabbè, era un uso come un altro. E vi consiglio di guardarlo perché a distanza di tanti anni, benché non sia affatto una faccenda commendevole, strappa pur sempre qualche sorriso. Lo scandalo scoppiò perché alcuni fotogrammi furono pubblicati prima di tutto dall'Espresso. Il professore si considera tradito dalla passione per la donna, che per lui rimane il profondo misterioso. Abbiamo però un piccolo aggancio nel 2015. Camerino, molestie sessuali su 7 studenti, arrestato docente universitario. Il professore, già sospeso dall'Ateneo, è accusato di episodi avvenuti tra il 2011 e il 2013 e secondo la procura ha palpeggiato e fatto proposte sessuali agli alunni. Si tratta di un docente di veterinaria. Un ragazzo ha raccontato di essere stato anche minacciato, di essere stato ostacolato nel percorso universitario se non si fosse piegato alle richieste. I tempi cambiano. Gli oggetti del desiderio pure, questa università di Camerino, ragazzi.